Come si diventa il numero uno, anche se non sei figlio di nessuno, anche se pensi che nel paese dove vivi è difficile farcela e se pensi che non ci sia spazio per la meritocrazia, ok? Ti racconto la mia storia, una storia di una persona semplice, fondamentalmente, se io ce l'ho fatta. Anche tu ce la puoi fare, chiunque ce la può fare semplicemente se segui i consigli che ti do in questo video. Questo è un video molto bello che ho veramente un grande piacere a fare e che è anche la metafora della mia vita, ovvero dare prima di tutto agli altri. Ti ho già dato un segreto del successo, di arrivare a essere il numero uno nella tua passione, il numero uno per tutto quello che è il bagaglio di esperienze che hai accumulato finora e ti condivido la mia storia, come ce l'ho fatta, come oggi sono a capo di una multinazionale che ha cliniche e policlinici in Moldavia, Romania, Italia, più di 500 dipendenti e curo con la mia equipe più di 8.000 pazienti ogni anno. Sono figlio di un fisioterapista, non sono figlio di un dentista. E quindi è stata quella la mia strada verso il successo, il fatto di non avere fondamentalmente a casa un mentore di questo settore per cui avevo fatto l'università e quindi sono dovuto andare fuori a cercare i mentori. Una prima differenza che c'è tra appunto i dentisti, ci sono quelli che hanno le ali sotto i piedi e quelli che non hanno le ali sotto i piedi. Questa è una grande differenza che fa veramente poi il successo, ovvero la molla interna che ognuno di noi ha più o meno compressa. Ero figlio di fisioterapista, mio padre mi aveva fatto diciamo una struttura dove lui aveva al centro di fisioterapia tutt'oggi e sperava che io facessi il dentista. Là in quella struttura mi aveva preparato i metri quadri dove fare lo studio dentistico con due poltrone, mi ricordo ancora, finché il giorno della laurea io sono andato da lui, gli ho detto: "Pa, io sto andando via, me ne vado via." Lui all'inizio rimase un po' chiaramente così, però poi gli anni dopo ha capito che la mia strada era un'altra e anzi poi è molto orgoglioso oggi di tutto quello che ho fatto e lo ringrazio per l'appoggio che mi ha dato in questi anni. Io sono un espatriato, sono partito dalla Sardegna con 1.000 euro in tasca e poi tutto quello che ho realizzato l'ho realizzato semplicemente mettendo in pratica le cose che ti dico in questo video. La prima cosa che mi ha cambiato la vita è stato il regalo della mia laurea, perché ero un appassionato di fotografia, sono ancora tutt'oggi un appassionato di fotografia, di video, lo noti anche dai video che realizzo, che carico sulle piattaforme social, su YouTube. Da ragazzino avrei voluto fare il regista, mio padre mi aveva regalato una videocamera con cui filmavo, era una mia grande passione quella del video editing. Una cosa che poi mi sarebbe servita dopo per comunicare meglio con i miei pazienti. La vita è come un foglio bianco, non so se conosci quel gioco di unire i puntini, no? All'inizio tu hai dei puntini sul foglio e non capisci che disegno esce fuori. Man mano nella vita, cumuli skills, esperienze, anche cose che apparentemente non hanno una valenza, ma che in realtà poi nel quadro generale, quando ti riguardi indietro, dici: meno male che ho imparato quella cosa, meno male che ho fatto quel corso di fotografia, quel corso di pittura, quell'estate ho fatto quel campus, perché poi sono in realtà tutti quei mattoncini, come i mattoncini Lego, con cui giocavo ore e ore da piccolo, con cui puoi costruire poi il tuo futuro. No, ecco, un primo consiglio che ti voglio dare è: non devi mai buttare via nulla di tutto quello che hai fatto in passato e che hai imparato in passato, perché quelli sono i mattoncini d'oro col quale puoi costruire grandi cose. Se ti fermi un attimo a ragionare, a pensare, a guardarti dentro quelle che sono le tue passioni,
e a capire come con quei pochi ingredienti che hai a disposizione puoi creare dei piatti strepitosi, per fare un esempio culinario. La fotografia era la mia passione. Il giorno della mia laurea, tutti i miei amici, la festa di laurea, mi regalarono la mia prima macchina fotografica professionale, una Canon, se non sbaglio, EOS 1000D, una macchina da 300 euro, insomma, niente di costoso. Quella macchina fotografica mi ha cambiato la vita. Durante gli anni di università, ti ho detto, non avevo un padre dentista, studiavo in biblioteca, non avevo i soldi per comprarmi libri e avevo però la fortuna di studiare in una università, l'Università di Cagliari, che a mio parere aveva una delle librerie universitarie per gli studenti migliori sul panorama italiano, tant'è che venivano addirittura corsisti dei corsi universitari dall'estero oppure dall'Italia, perché lì c'erano delle pubblicazioni, abbonamenti di riviste scientifiche che veramente costosissime, e libri che veramente costavano tanto, 3, 4, 500 euro per uno studente, era impossibile chiaramente avere tutto quel bagaglio bibliografico se non tirando fuori svariate migliaia di euro. Io avevo tutto questo gratis e quindi passavo le mie giornate a leggere, a studiare in biblioteca, e lì in biblioteca io conobbi una persona che poi è diventato un mio mentore. E questa persona alla fine gli chiesi se potevo andare a frequentare il suo studio gratuitamente. In cambio, quell'anno creai un corso privato di estetica dentale per dentisti. Sapevo usare il computer bene, mio zio, quando avevo 14 anni, mi aveva insegnato a usare il computer, a fare video editing, e sapevo usare bene Keynote, sarebbe l'equivalente per il Macintosh di PowerPoint, e mi aveva dato come compito quello di preparare le slides, le presentazioni per gli appuntamenti di formazione per i dentisti che sarebbero venuti poi al suo corso. Per preparare queste presentazioni, questo mio mentore mi dava le pubblicazioni scientifiche da leggere, i libri da studiare, dai quali avrei poi estratto gli argomenti che avrebbero fatto parte del corso. Vuoi non vuoi, dovevo leggere tante cose, ho dovuto studiare tanti argomenti e avevo trovato un percorso gratuito di praticamente specializzazione. Questo mio mentore era specializzato negli Stati Uniti, all'Università di Boston, la Boston University, mi aveva fatto fare gratuitamente, io lo ringrazierò a vita, questo mio mentore, mi aveva fatto fare praticamente il suo corso di specializzazione, indicandomi le fonti, i libri, gli articoli che avrei dovuto studiare. Se non avessi avuto le abilità di montaggio, delle presentazioni, di fotoritocco, di video editing, non avrei mai potuto, creare, come vedi, questo percorso per questo corso privato. Là, fui anche portato a viaggiare, mi portò con lui in America, feci dei corsi anche all'estero e tutto questo gratis, chiaramente non prendevo un euro. Ma stavo accumulando un bagaglio di conoscenze e mi aveva insegnato applicare la fotografia nel settore dentale. Quindi tutti i casi che fai, vai sempre a fotografarli. Questo mi insegnò. Perché se non fotografi qualcosa, te lo ricorderai tu e tua nonna, ok? Il paziente sì, avrà dei bei denti, ma non avrai più quel caso cristallizzato fermo nella memoria del tempo o del tuo computer. E rivedere le foto è un grande strumento, esercizio di miglioramento, perché vedi i casi che hai fatto, come li avresti potuti fare meglio e ragioni meglio anche sui casi successivi. Iniziai poi a lavorare quegli anni presso qualche dentista dopo la laurea e quello che facevo, ogni cosa che facevo la fotografavo. Stavo sviluppando il mio primo portfolio di casi realizzati. Successivamente andai via dalla Sardegna, dopo che 10 persone ti dicono
pensi troppo in grande, vai via da quest'isola, non ci fai nulla, al che ho preso in parola questi consiglieri e me ne sono andato dalla Sardegna. Con 1.000 euro in tasca sono partito, andai a casa di mia zia a Roma, 3 mesi che mi ospitò, non smetterò anche lei di ringraziarmi mai per questa ospitalità, e iniziai a girare gli studi dentistici di Roma offrendo la mia collaborazione gratuitamente, prima una, poi due, poi tre, poi quattro. Questo era un principio che avevo letto su un libro di crescita personale, fai come la Xerox che ti dava un fotocopiatore gratis per un mese, poi se ti piaceva lo tenevi. E così avevo capito fondamentalmente un grande principio della vita, ovvero che prima di chiedere devi dare, 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 dare incondizionatamente. Non avrai mai un'idea di quello che poi ti può tornare indietro se sei una persona che dà. E questo è un primo grande blocco. Se io invece avessi selezionato gli studi dentistici dove offrire la mia collaborazione a pagamento, avrei magari ricevuto molte porte chiuse che poi invece sono state fondamentali per il mio sviluppo futuro. Entrai nell'arco di qualche mese a collaborare con 4-5 studi dentistici, tra l'altro i più importanti della capitale di Roma. Avevo scelto Roma perché avevo intenzione di andare all'estero già. Roma aveva 2 aeroporti, Fiumicino e Ciampino, col quale io avrei potuto girare l'Europa e espandere i miei orizzonti. Questo è un altro grande principio. Non devi uscire dalla tua area di comfort, ma devi estendere l'area di comfort. Ormai ho perso il conto di quanti aerei ho preso nella mia vita, faccio le corna ogni volta che salgo su un aereo. Ormai l'ultima volta ho fatto il calcolo, cumulando le miglia aeree avevo fatto già 3 volte il giro del mondo, quindi diciamo sono lì vicino per il disastro aereo, scherzo. Ma vedi, la dinamicità è uno di quegli altri elementi che mi ha permesso di estendere l'area di comfort, ovvero se una cosa ti fa paura, buttati. Io ho sempre avuto paura dell'aereo, non l'ho mai nascosto questo. Ho fatto corso all'Italia, voglia di volare, si chiama proprio perché ha paura di volare, ma ciononostante la paura mi è rimasta. Ogni volta che salgo su un aereo penso questo sarà l'ultimo aereo che prendo, ma in realtà è andare oltre, estendere quest'area di comfort, questo spirito che mi fa comunque continuare a viaggiare. Io non ho mai smesso di viaggiare, anche ora prendo dai 6, 7, 8 aerei al mese. E il dinamismo, essere sempre su strada o per aria, volando, è fondamentale nel percorso di crescita. È una metafora, la crescita della vita è movimento. Se stai fermo non stai crescendo. Una cosa che mi insegnò a Londra un grande formatore, Anthony Robbins, fu proprio questa: una pianta in natura o sta crescendo o sta morendo, non esiste la stasi, quindi se sei fermo probabilmente sei sulla buona strada per andare in depressione. Per uscire da questa fase devi fare. C'è un detto, il triangolo della depressione: mi sento depresso, mi sento stanco, non faccio nulla, non faccio nulla, mi sento depresso. E come vedi è un circolo vizioso. Per rompere questo circolo devi iniziare a fare qualcosa. Inizia a fare qualcosa anche contro voglia, contro la paura. Anche oggi io ho paura, ma vado oltre la paura. Con la paura devi danzare, non devi farti fermare dalla paura di uscire dalla tua città, dalla tua nazione, di metterti anche a prestare i tuoi servizi gratuitamente. Vai oltre le tue paure o i tuoi blocchi mentali. Andare avanti oltre questi blocchi è la predisposizione verso la crescita, la cosa più importante. Tornando a Anthony Robbins, per esempio, andai al suo corso proprio perché a Roma conobbi un grande dentista che mi ricorda ancora, mi disse: Corrado, tu sei molto bravo, sei un professionista, nel senso sei una persona molto capace, anche la manualità molto sviluppata, questa manualità la sviluppai da piccolo, costruivo barche con i fiammiferi, per esempio. Mio zio era appassionato di modellismo e mi sviluppò questa abilità di fare le cose piccole da gioielliere, fatte bene, con precisione, cosa che poi mi è tornata utile quando ho iniziato a fare il dentista.
E lui mi disse: guarda, è un'ottima manualità, ottime conoscenze, ma dobbiamo lavorare qua. E mi toccò con l'indice la testa. E mi disse: guarda, noi partiremo col gruppo il mese prossimo a fare questo corso a Londra con Anthony Robbins. Io non avevo idea di chi fosse Anthony Robbins. E disse: ok, compro gli aerei e andai. Lì non tornai più indietro, perché poi mi cambiò proprio il mindset, il modo di pensare quel corso. Mi mise dentro, mi instillò nella testa quel modo di pensare da vincente, quindi tutte quelle cose che ti sto raccontando. Successe, se io non avessi lavorato gratuitamente, non sarei mai entrato in quello studio e non avrei mai conosciuto questa persona, non sarei mai andato a quel corso di Londra. E se non fossi mai andato a quel corso di Londra, non sarei poi tornato carico di energia per fare tutte le altre cose che ho fatto. La macchina fotografica mi aiutò per entrare in quegli studi dentistici, perché se io non avessi avuto un portfolio fotografico dei miei casi, avrebbero scartato il mio curriculum. Io ero abituato, come ti ho detto, a fotografare i casi che facevo, e quando cercavo gli studi dove offrire la mia collaborazione, feci una cosa che cambiò tutto. Invece che inviare il curriculum scritto, il PDF, registrai un video, come sto facendo così, e poi attaccai col video editing tutti i casi che avevo fatto, che non erano chissà quali grandi casi. Puoi immaginare, un dentista con un anno e mezzo di esperienza non ha un portfolio di grandi casi, soprattutto come oggi ho di riabilitazioni estreme. Ma per chi riceveva quel video curriculum, quella video candidatura, sicuramente faceva balzare in alto il mio profilo. Non è normale per chi riceve, fa risorse umane, ricevere un video, una videopresentazione. Se ricevi una videopresentazione, probabilmente ti trovi davanti una persona che è diversa, differente, e questo lo apprezza molto. Ho ritrovato poi in azienda, quando ho costruito la squadra di oltre 500 persone che lavorano con me, ho ritrovato queste persone come me, che mi hanno inviato dei video curriculum, e quando li ho ricevuti ho detto: wow, questo è una persona diversa dagli altri. Quindi, se vuoi essere notato, fai qualcosa di diverso dalla massa, non fare quello che fa la massa. La famosa frase di Ralph Emerson, che mi ha illuminato per tanti anni, non andare dove il sentiero esiste, va per un'altra direzione, traccia la strada e fatti seguire quello che ho fatto io. Fai le cose che non farebbero gli altri. Nessuno al posto mio se ne sarebbe andato dalla Sardegna e poi dall'Italia a fare il turismo medico. Quindi fare qualcosa che va controcorrente è fondamentale, perché se fai quello che fanno tutti c'è affollamento, ma se vai controcorrente c'è spazio per tutti. Questo me lo insegnò Anthony Robbins. Successivamente iniziai a lavorare su casi più complessi, fino a quando iniziai a stringere le collaborazioni su uno studio che era lo studio che mi dava più libertà di lavorare e gestire i pazienti. Lavorai intensamente quegli anni, tutti i soldi che guadagnavo li spendevo in viaggi. E qua ti do un piccolo segreto per avere più soldi. I dentisti solitamente in Italia, quelli che fanno collaborazioni, lavorano a percentuale. Il mio contratto di collaborazione prevedeva una retribuzione del 25%, tolte poi le spese di laboratorio, su quello che pagava il paziente. Andai dalla direzione e gli chiesi: guarda, io non voglio il 25%, io voglio il 15%. Loro mi guardarono e mi dissero: ma ti sei fumato qualcosa? Sei matto? Ci stai chiedendo di pagarti meno? Sì, voglio essere pagato meno. Quello che accadde successivamente è che mi ritrovavo 20-30 pazienti al giorno da curare. Avevo molti più pazienti rispetto a altri collaboratori che erano in azienda con me. E questo mi fece bruciare le tappe. Accumulavo ogni mese il doppio dell'esperienza di altri collaboratori. Andavo molto veloce, lavoravo tanto, entravo dalle 8:30 di mattina, uscivo alle 9 di sera. Ero quello che apriva lo studio e chiudevo lo studio. Tutti quei soldi li ho poi investiti in biglietti aerei e viaggi per l'Europa. Non mi sono mai
tenuto qualcosa sul conto. Appena c'erano soldi, compravo un biglietto e partivo. Sono stati 3 anni fantastici. Sono stato praticamente in più di 15 nazioni dell'Est Europa. Croazia, Montenegro, Albania, Bulgaria, Moldavia, Ungheria, dimmi una nazione, io ci sono stato. E partivo il giovedì e tornavo la domenica. Avevo creato un blog e facevo lo youtuber, facevo i vlog in giro per l'Europa e stavo praticamente studiando quello che era il fenomeno delle cure all'estero, delle riabilitazioni estreme. In 3 anni andai in più di 15 nazioni, conobbi più di 100 cliniche che avevano già fatto grandi cose nel turismo dentale da più di 20 anni. In quegli anni stavo accumulando un'esperienza che mai l'università mi avrebbe potuto dare. La collaborazione poi continuò con alcune di queste cliniche dove mi propose di rifargli il sito web gratuitamente in italiano perché era fatto male. Come vedi, dare prima di ricevere. In cambio queste cliniche mi davano tutti i segreti su come fare le cose correttamente, come costruire una squadra. Io non sapevo nulla, io venivo figlio di un fisioterapista. Figurati se avrei mai immaginato che sarei andato poi a finire a capo di un'equipe multinazionale di più di 500 persone. Ma come vedi, estendendo la mia area di comfort, sono entrato in contatto con persone che mai avrei conosciuto se fossi rimasto nel mio piccolo paesino. Di notte lavoravo sul blog, montavo i video, li caricavo su YouTube, di giorno lavoravo come dentista. Poi arrivava il giovedì sera, ero di nuovo in aeroporto e partivo per un'altra nazione. Girando l'Europa, entrando in più di 100 cliniche, grandi strutture, lì avevo capito quello che avrei voluto fare. Se non mi fossi messo in gioco, se viaggiando, non avrei mai visto delle realtà che mi avrebbero aperto la testa. In Europa stava già succedendo qualcosa che in Sardegna, nel mio paesino di provincia, mai avrei visto e mai sarebbe accaduto. Girando l'Europa ho visto quello che poi ho realizzato gli anni successivi, ma sapevo esattamente come farlo perché l'avevo già visto. Avevo già parlato con le persone che mi avevano già dato la ricetta su come fare la cosa. Certo che avere la ricetta è un conto, farla è tutt'altra cosa. E non, la perseveranza è il segreto poi per riuscire a fare qualcosa. Immagina se io do a un americano la ricetta delle lasagne. Non penso che la prima volta che fa le lasagne, verranno esattamente come noi le immaginiamo. Però se la ripeti, la riprovi a fare la seconda volta, la terza volta, la quarta volta, a un certo punto, alla decima volta, sono esattamente le lasagne come noi le intendiamo. Quindi la ripetizione, lo sbagliare, 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 sbagliare è un ingrediente fondamentale poi del successo, di riuscire a fare qualcosa. A scuola invece ti insegnano che se sbagli è male. Invece no, sbagliare significa avvicinarsi ancora di più al traguardo del successo. Ogni volta che sbagli si accorcia la distanza col successo. Questo è stato fondamentale perché una mia grande paura era quella di non riuscire a creare una squadra, ok? Ma iniziando a fare recruiting, a selezionare, a lavorare, a collaborare, ho iniziato a capire chi andava bene, chi andava male. Ho imparato che non è importante trovare i migliori, l'importante è trovare le persone giuste, quelle che si integrano con la squadra, poi gli insegni le skills e dopo diventano i migliori. È così che si crea una squadra. È facile comprare i Messi o il Ronaldo della situazione. In questo era molto bravo, per esempio, proprietario del Cagliari Calcio, Cellino. Lui non prendeva i grandi, lui li prendeva da sotto, li faceva crescere, poi dopo se li vendeva cari perché li aveva cresciuti. Come vedi, la chiave del successo è sviluppare abilità. Quello che io ho fatto in passato, in quegli anni, era sviluppare abilità, skills. L'università mi ha dato un'infarinatura, mi ha fatto capire più o meno cos'è il dentista. Ma se io non avessi sviluppato altre abilità dopo, forzandomi
a estendere l'area di comfort e soprattutto non chiedendo nulla, ma facendomi insegnare le cose gratuitamente in cambio del mio aiuto in altre cose, non avrei aggiunto sul mio foglio bianco quegli altri puntini che poi hanno creato il disegno, il quadro. Non avevo un'idea chiara di quello che avrei fatto. E questa è una cosa che è importante da capire, che non saprai mai dove arriverai. Tu avrai dentro solamente la voglia di fare meglio, di fare di più. Il come lo scoprirai durante il percorso. Ed è un po' la metafora della vita. Noi non sapremo mai dove moriremo, cosa avremo fatto alla fine della vita, ma se vuoi una vita felice, il segreto è andare sempre avanti, come dicono i tedeschi, mai indietro, sempre avanti, mai indietro, sempre avanti. Andare a accumulare nuove skills è la chiave del successo che io darei anche come consiglio a tutti i genitori. Il figlio va a scuola la mattina, la sera mandalo un mese da un falegname, un mese dal fabbro, il pomeriggio del mese successivo lo mandi magari a aiutare un carpentiere. L'importante nella vita è sviluppare skills, sporcarsi le mani con tante cose differenti. Ogni volta che tu fai una cosa diversa, impari una cosa diversa, stai aggiungendo un puntino su quel foglio bianco e quando hai tanti puntini, puoi disegnare quello che vuoi. Successivamente, dopo il mio giro, il tour per tutta l'Europa, avevo accumulato una grande esperienza. Ho scritto anche un libro proprio sulle cure mediche che avevo scritto assieme a queste 100 cliniche, le cure mediche all'estero, quello che si chiama, no, cure transfrontaliere o turismo medico, e avevo la ricetta esatta di come si poteva fare una grande clinica di quella tipologia. E allora iniziai a guardarmi in giro quelli che erano i fondamentali in maniera molto analitica delle varie nazioni finché trovai la nazione che per me era ideale per i prossimi 20 anni, che fu appunto la Moldavia dove creai la mia prima clinica. Ero alla ricerca a quel punto di un compagno d'avventura e lì conobbi la persona, poi dopo più di 60 colloqui, la persona giusta col quale avrei potuto creare tutto quello che poi ho creato, che è tutt'oggi il mio partner, il dottor Vadim. Da soli non si fa strada. Questo è un grande insegnamento che voglio darti. Trova le persone giuste con cui fare le cose, ma quando le hai trovate, falle. Non tirarti mai indietro di fronte alle sfide, ci siamo indebitati, abbiamo conosciuto Natali, Capodanni, Pasque, Domeniche, sono stati anni veramente intensi quelli, abbiamo iniziato proprio dal basso con uno o due pazienti, facendo i primi siti web, facendo le riabilitazioni iniziali, finché a un certo punto abbiamo iniziato a portare i migliori nella nostra equipe e attrarre i migliori, ma senza le fotografie e i video su internet i migliori non ci avrebbero mai trovato. Senza la pubblicazione su internet di quello che facevamo, le persone brave non avrebbero visto quel fuocherello e non si sarebbero avvicinate per chiederci di entrare in squadra. Questo è un piccolo segreto che do a quei dentisti che hanno la paura di non riuscire a formare una squadra. Formare una squadra è semplice, devi farti vedere. Se sei bravo, vali e hai dei buoni ideali, raccontali, mettili in pubblico, perché le persone che la pensano come te inizieranno ad avvicinarsi a te. È così che si crea la squadra dei pari, delle persone simili a te. Come ti ho detto prima, non devi trovare i migliori, ma devi trovare le persone giuste, i mattoncini che si incastrano. Ma se non ti fai vedere, le persone simili a te non ti troveranno mai. Da poco ho ospitato dei colleghi moldavi e loro mi chiedevano: ma perché ci hai ospitato in Moldavia? E non lo capivano, pensavano che io gli volessi vendere qualcosa o svelare chissà quale segreto. Semplicemente io ho un'abitudine, che ho l'abitudine di entrare in contatto con le persone, con chiunque sia simile a me. Fondamentalmente, se una persona si avvicina a me, è già un'ottima cosa parlare con quella persona. Per questo invito le persone che mi seguono sempre a venirmi a trovare. Dai rapporti,
umani possono solo che nascere belle cose se si è aperti, se si è senza secondi fini, se si è senza scopi che non siano quelli appunto della condivisione e dello sharing di conoscenze e anche solo di contatto. Le migliori persone nella mia vita le ho conosciute così, le migliori persone che mi hanno insegnato qualcosa e ogni persona che ho conosciuto mi ha dato un consiglio, che è stato poi un consiglio che mi ha aiutato a superare i miei limiti, oppure delle paure, oppure a superare dei problemi. Incondizionatamente, una cosa che ho imparato, se vuoi superare i problemi, vai da chi li ha già superati. Non sentirti superiore, ok? Vai dalle persone che sono migliori di te e chiedi come posso superare questo problema. Io per anni ho girato il mondo col mio sacchetto di problemi, di denti rotti, di arcate che non andavano bene e sono andato dai migliori odontotecnici per il mondo a chiedere come mai avevo questi fallimenti, come mai avevo questo problema. E loro gratuitamente, perché le persone che valgono lo apprezzano quando qualcuno va a chiedergli consigli e gli danno consigli gratuitamente, mi davano i motivi per cui avevo quei problemi. Dopo 5-10 persone che mi dicevano fai così, 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 avevo involontariamente trovato un protocollo che non era scritto sui libri universitari, ma era il protocollo dell'esperienza di persone che facevano tanti lavori dentali. Gli odontotecnici, ti ricordo che sono coloro che fanno certi lavori come le arcate fisse su impianti dentali e vedono, collaborando con tanti dentisti, molti materiali come non funzionano o come funzionano. E quindi chi meglio di loro sapeva come fare le cose. Spesso i corsi universitari hanno tanta pubblicità dentro e non ti chiarisci veramente le idee, se continui a frequentare solo i corsi universitari. Vai invece da chi fa tanto e chiedi di poter frequentare gratuitamente, passa una settimana con queste persone, chiedi se puoi stare con loro una settimana, non hai idea delle cose che imparerai. E una cosa che ho imparato è quando uno ti vende qualcosa non è un qualcosa di buono. Se invece una cosa te la danno gratuitamente, ti stanno dando i migliori consigli. In genere, tutti questi corsi che ci sono per medici, dentisti a pagamento ti svelano alcune cose, ma non ti dicono i veri segreti che poi fanno la differenza. Invece, i veri segreti che ti fanno la differenza te le daranno persone che magari a un tavolo di un bar la sera di fronte a un bicchiere di birra si sentono libere di aprirsi e darti veramente i trick and tips, si chiamano i segreti, i trucchetti che ti fanno fare poi la differenza. Ma se non avessi girato il mondo, se non fossi salito su quegli aerei, non avrei mai imparato queste cose. Ti svelo un altro piccolo retroscena. Io sono un grande appassionato di odontotecnica. Quando ero all'università, mio padre conosceva un odontotecnico del mio paese e gli chiese se potevo andare a seguire gratuitamente in laboratorio odontotecnico. Lì ho imparato a modellare i denti, a conoscere l'anatomia dei denti, a vedere come venivano fatte le protesi. Tutto questo l'ho iniziato a utilizzare 10 anni dopo, quando ho iniziato a parlare con gli odontotecnici in giro per il mondo. Parlavamo la stessa lingua, ma se non fossi andato lì quegli anni a vedere gratuitamente tutti i pomeriggi dopo l'università come venivano fatti i denti, mentre magari altri miei colleghi stavano a giocare a calcio, oppure se ne andavano in giro per la città a fare shopping, oppure nello studio dentistico del padre. Io stavo invece cumulando, come vedi, skills, abilità. Quindi il consiglio che do a tutte le persone che vogliono diventare eccelse in quello che fanno, intanto è seguire le proprie passioni. Una cosa che non ti ho detto, la ricetta della felicità è seguire le proprie passioni. Scrivile su un foglio quando ti sei sentito felice l'ultima volta, quando ti sei sentito un compagno veramente al top, quando ti sei sentito a livello della sfera del contributo al top, a livello fisico, della gestione del tempo. Scrivi su un foglio quando sei stata al top in queste aree della tua vita e scrivi dettagliatamente perché ti sentivi bene, perché ti sei sentito in quel momento il miglior amico, perché lì in quel foglio, dopo che finisci di scrivere, c'è la ricetta della felicità. Se tu metti tutte quelle cose dentro ogni tua singola giornata, posso assicurarti che vai a letto felice e senti di stare facendo la cosa giusta che ti farà morire felice. Quello che feci in quegli anni quando vivevo a Roma era proprio questo esercizio. Grazie a quella persona che mi toccò qua sulla testa,
e mi spronò a estendere la mia area di comfort, a iniziare la mia crescita interiore che poi sarebbe risultata in una crescita esteriore. Questo era un piccolo retroscena del Dottor Palmas, sono dei piccoli consigli che voglio gratuitamente condividere con te perché ritengo che siano utili a tante persone che magari non sono figlie di nessuno, pensano di non avere abbastanza soldi per potersi fare uno studio dentistico, di non... Io sono partito con zero. Io ripeto, sono partito con 1000 euro in tasca dalla Sardegna e poi ho conosciuto le migliori persone, ho trovato le migliori opportunità in giro per il mondo. Tutto quello che ti separa da dove sei adesso e dove vuoi arrivare sei solamente tu. E devi cambiare te stesso, cambiare la tua predisposizione, essere aperto a dare incondizionatamente, non hai idea di quanto velocemente andrai verso il successo. Un saluto da Dottor Palmas.